Sapete ragazzi, voi nei miei video siete sempre stati abituati a vedere la webcam o così come la sto tenendo, oppure siete sempre stati abituati a vederla più o meno così, insomma questa qua era l'inquadratura, diciamo, ecco. Ma oggi ragazzi andremo a vedere quello che io vedo sempre ogni volta che registro, quindi la mia postazione. Passati questi 7 minuti solo per registrare questa intro, direi di passare al video vero e proprio. Non so se quelli più iscritti da più tempo del mio canale si ricorderanno, ma un po' di tempo fa avevo fatto un video sulla mia postazione in cui mi era arrivato il nuovo computer. Però un po' di cose sono cambiate, quindi ho deciso di fare un nuovo video appunto sulla mia nuova postazione. So che per una scarsa qualità dell'illuminazione nella mia camera non sarà forse del tutto chiaro, e su questo vi do ragione. Però un minimo si capisce, dai. Allora, partiamo dalla cosa che balza di più all'occhio. Esatto, bravi, avete capito. Questo nuovo monitor della Asus che mi è arrivato a dicembre, questo qua in realtà lo dovrei usare più come secondo monitor, però siccome questo qua è più piccolo, allora questo qua, insomma, diciamo che mi ha preso di più questo, diciamo, ecco, da quando ce l'ho, e sto usando prevalentemente questo, che è un monitor Asus 23 pollici IPS Full HD con alcune impostazioni come quella del Flicker Free, del Low Blue Light e altre che ora non mi ricordo, ma vi lascio il link del video in cui ne parlo qua sotto in descrizione. Perfetto ragazzi, quindi questo qua è il mio monitor. Ah, e un'altra roba ragazzi. Con i due monitor, vabbè, in questo caso io li ho duplicati, quindi le stesse robe che faccio di qua con la freccia escono anche di là, ovviamente, ma posso anche stenderli. Cosa intendo per estenderli? Intendo questo. Datemi un attimo che cambio le impostazioni del monitor. Allora, ragazzi, se ora noi prendiamo questa scheda, la trasportiamo di qua e come ben potete vedere si ridimensiona e quindi abbiamo duplicato due schermi. Faccio così e così, 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 insomma, come volete voi, ecco. Io mi ci trovo veramente bene e ve lo consiglio assolutamente. Poi ragazzi, qua in alto troviamo la webcam. In questo caso uso la mia webcam Logitech C920 che ormai ho da un anno e mi ci trovo abbastanza bene. Molto più avanti, se il canale andrà ben avanti, sia in termini di numeri sia in altre cose, probabilmente la cambierò in futuro, ma per ora mi va più che bene. Poi ragazzi, passando al secondo schermo, che è quello del portatile, avevamo, vabbè, uno schermo Full HD, credo TN, perché noto delle differenze con questo, ma non voglio dirvi cavolate. E passiamo subito alle caratteristiche di questo portatile, ovvero un processore che è un Intel Core 7 6700HQ, una scheda grafica che è la GTX Nvidia 950M, come ben potete vedere lì, USB 3.0, 16 GB di RAM, Windows 10 ovviamente, 1 TB di spazio, ed è opzionabile anche la scelta per l'SSD, ma io per ora non lo utilizzo perché sinceramente non mi serve. Poi lì, vabbè, ci sono altre impostazioni, vabbè, HDMI, USB varie, cose, eccetera eccetera. Ah, e per chi si chiede quanto ho pagato questo portatile, l'ho pagato circa 800 euro, era in sconto del 20%, sono stato fortunato, dato che non avevo nemmeno un budget per potermi permettere attrezzature adatte per fare video in modo decente senza che i video laghino troppo, e per la cifra alla quale l'ho pagato, insomma, non potevo chiedere veramente di meglio. Unica sfiga, ma non mi lamento nemmeno, è che i tasti non si illuminano, e per ora non ho mai trovato impostazioni adatte per appunto fare illuminare la mia tastiera. E poi passiamo anche al mio compagno di avventura che ormai ho da un anno e qualcosa, ovvero il mio microfono che uso per registrare tutti i miei video. Si tratta del Blue Yeti Microphone, un microfono con la quale io mi ci trovo davvero bene, che mi è arrivato ancora prima che io cominciassi a fare video su YouTube. Non mi ha mai deluso, è molto resistente, ne ho anche le prove perché mi è caduto due volte circa, ma è un pezzo di acciaio ben fatto. Registra davvero in ottima qualità e ve lo consiglio altamente se non avete un budget nemmeno troppo basso, perché comunque sono 150 euro, ma ben spesi a mio parere. Ah, e poi vabbè, come ben potete vedere, è sostenuto dall'asta del microfono, che in questo caso è della Neewer, asta abbastanza economica, che ci ho fatto un video anche su questa che vi consiglio di andare a vedere, lo trovate sempre tra le schede o in descrizione, non lo so. Niente ragazzi, ci faccio quello che voglio, posso fare così, così, capovolgerlo, posso fare di tutto, insomma, quando registro semplicemente mi metto così, aspettatevi che vi faccio vedere, mi metto così, ecco, ora sto registrando da tutte e due le parti, più o meno questa è la mia postazione mentre registro, almeno da ora in poi è così, questo è quello che io vedo, quindi con il microfono in questa posizione. Ecco, un'altra cosa, sempre a proposito dell'audio, anzi, prima di passare all'audio direi di passare velocemente il mouse, che si tratta di un mouse dell'Asus Cerebus, se non mi ricordo male, pagato circa 30 euro da Euronics, e mi ci trovo molto bene per ora. Ah, che poi qua posso anche regolare tutta la velocità, eccetera eccetera.
così alla massima velocità. Ah, e qua vabbè, i tasti per andare avanti e indietro. Poi ragazzi, una cosa molto strana che forse avrete notato, ma non penso, è questa. Voi vi chiederete ora, perché non usi il filtro antipop sul microfono? La risposta è semplice, prima di tutto un po' invasivo. E seconda cosa, siccome io non sono uno che parla tutto così, ecco, voi sentite un po' peggio rispetto a prima. Bensì sono uno che tiene il microfono più a distanze meno ravvicinate, diciamo. Non è che me ne faccia più di tanto, ecco. Però non si sa mai, passato per dirvelo lo usavo e per ora non ne sento la necessità di usarlo. Ma voi vi starete chiedendo come prima cosa, cosa ci fanno le tue cuffie sopra il filtro antipop? Semplicemente niente, l'ho messo così solo per far scena. Che fantasia. Comunque ragazzi, a parte gli scherzi, comunque passando, queste cuffie sono delle cuffie da gaming economiche, pagate 25 euro su Amazon. Ah, e si tratta delle Sales SA Model 901, se non ricordo male. E queste qua le ho ricevute a Natale, sono delle Sony, però sono delle buone cuffie. Non so se troverete questo link in descrizione, perché non so se si trovano online, ma credo di sì. Poi vedrò il modello e ve lo manderò in descrizione. Andando avanti, qua ragazzi c'è la base del Blue Yeti, che però non è ovviamente attaccata perché c'è l'asta con la quale mi ci trovo molto meglio e quindi molto bene. Qua invece ho delle casse Logitech da non mi ricordo quanti watt, che le ho ricevute esattamente il giorno del mio compleanno di un anno fa. Un'altra è qua dietro, ora voi non la vedrete, aspettate che ve la illumino, esatto è quella lì. E poi c'è quella per i bassi che è lì sotto, che ora voi non vedrete bene, aspettate che ve la avvicino. Esatto, è proprio questa, sì, potevo fare di meglio, lo so. Poi vabbè, lì ci sono delle cuffie dell'HG che ora vedrete poco. Ok, ora va già meglio, ma sono delle cuffie wireless che non uso praticamente più, perché uso queste che sono di maggiore qualità, avendo il cavetto, insomma, il jack o il filo, chiamatelo come volete. E queste che ora sto usando per sentire l'audio di questo video. A livello di luce ragazzi, questa qua è la mia attuale postazione. Poi vabbè, con questa illumino lì dietro, e questa qua è la luce che mi illumina il volto. Ah, e poi vabbè, ci sono anche altre attrezzature che mi sono arrivate ultimamente. Un'attrezzatura di cui devo farci un video e che uscirà in questi giorni, almeno credo. Il treppiede, ovvero il cavalletto Amazon Basics, e trovate il link qua sotto in descrizione. E altre attrezzature che arriveranno a Ludo, che userà anche per i miei video. Fatto questo, io credo proprio di avervi detto tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se questo fosse, spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ditemi cosa ne pensate di tutte le attrezzature della postazione. Noi ci vediamo nel prossimo video, qua da Mufi è tutto, ciao ragazzi.